Giomborno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Lo sapete che ormai pubblico tutti i video della Copa America qui e questa notte c'è stata la Copa America, quindi mi sembra anche corretto andare a parlare, tra l'altro, di due match molto importanti, perché in uno si è giocata la gara dell'Argentina, nell'altro c'era l'incontro più interessante di questa giornata tra girone A e girone B, ovvero Cile-Uruguay, che era il match che aspettavo un po' di più di tutti, perché comunque poteva regalarci delle grandi sorprese. Grandi sorprese non ce ne sono state. Piuttosto sono state rispettate tutte le attese e l'Argentina corre, un'Argentina che aveva vinto contro l'Uruguay, un'Argentina che aveva pareggiato contro il Cile, diciamocelo, un'Argentina che sulla carta ha anche un girone un po' più difficile rispetto che quello del Brasile, ok? Lo stesso Paraguay, che comunque è la quarta squadra più scarsa del girone, può comunque riservare qualche sorpresa a destra e manca. Quindi, di base, insomma, girone dell'Argentina più competitivo. L'Argentina doveva passare, l'Argentina è passata, con un turno d'anticipo l'Argentina è già qualificata e nonostante settimana prossima appunto riposerà, ad ogni modo è già passata. Così come è già passato il Cile, che strappa un punto all'Uruguay e dà continuità alla vittoria contro la Bolivia e al pareggio contro l'Argentina. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di analizzare tutto quello che abbiamo visto in modo piuttosto ordinato. Vi ricordo di iscrivervi al canale Road to 50.000 iscritti, se volete ovviamente che continueranno ad uscire qui video della Copa America e magari qualcuno anche dell'Europeo. Inoltre vi invito anche a lasciare tantissimi piaci per supportare il progetto che sto mettendo in atto. E io partirei proprio dall'Argentina. Ragazzi miei, che ricordi, ragazzi miei, che nostalgia. La gara la vince l'Argentina 1-0, ma la decide, la sblocca e la porta a casa il Papu Gomez, che aveva già avuto diverse occasioni prima del decimo minuto, una del Papu Gomez, un'altra di Sergio Agüero. L'Argentina gioca piuttosto bene, non produce tantissimo in questa partita, pensa piuttosto magari a cercare con cinismo di portare a casa i 3 punti, soprattutto perché se tu la gara riesci a sbloccarla al decimo minuto, secondo me tutto si mette nel migliore dei modi, tutto si mette nel modo in cui vorresti che si mettesse, non c'è nemmeno bisogno che poi ti butti in avanti. E così è stato. Un Paraguay che prettamente andava a giocare, a cercare appunto con il possesso di sfondare la retroguardia argentina, che spesso anche rinunciava ad attaccare. Dopo 10 minuti si è tenuta l'1-0, ad ogni modo un Paraguay parecchio impreciso, che ragazzi miei, se continua ad essere così impreciso, non so se alla fine riuscirà a passare il turno, se farà un po' di fatica, ma la classifica parla chiaro. È la solita Argentina, quella molto forte, quella che in attacco cala un poker d'assi con Di Maria, Lionel Messi, il Papu Gomez e Sergio Agüero. È una squadra veramente veramente forte che può secondo me arrivare fino in fondo. Da non sottovalutare però dall'altra parte il match che abbiamo visto, forse ancora più divertente, perché se l'Argentina si è portata a casa i 3 punti segnando subito, sbloccandola con cinismo, con intelligenza e cercando di bloccare qualunque tipo di via offensiva da parte della nazionale albiceleste, dall'altra parte Uruguay-Cile è stata senz'altro più divertente. Chi è stato tra i 2 migliori in campo? L'Uruguay, che paradossalmente pareggia solo grazie ad un calcio di rigore a 25 minuti dalla fine. Sì, un calcio di rigore, un autogol tra l'altro di Arturo Vidal a 25 minuti dalla fine. Però è l'Uruguay a giocare meglio. Il Cile sostanzialmente fa appena un tiro, che è quello che gli permette di andare in vantaggio con il solito Edu Vargas. E sapete, ormai ve lo dico sempre in ogni video, quando c'è Copa America c'è Edu Vargas. È difficile che quando c'è Copa America non ci sia la presenza costante in gol, in area di rigore, di un calciatore come Eduardo Vargas, che a Napoli non ha mai fatto la differenza, ma che in nazionale con la maglia del Cile ha sempre continuato a far gol e a segnare una fracca di reti. Detto questo, l'Uruguay gioca bene. L'Uruguay fa una partita comunque di intelligenza, fa una partita di concretezza, fa una partita di qualità, fa una partita dove De Arrascaeta già nei primi scorci di gara si era fatto vedere, si era proposto, aveva calciato in porta senza mai riuscire a raggiungere l'obiettivo. È un Uruguay che ha tante chance ma che poche ne sfrutta e il Cile si fa sostanzialmente trascinare dal portiere Claudio Bravo, che spesso ci mette una pezza e che permette comunque di portare a casa un punto, nonostante poi in realtà fino all'ultimo stava vincendo il Cile. Vi dicevo che la vittoria dell'Argentina dà continuità a quanto di buono fatto dall'Argentina, perché se ve ne avevo parlato
Lionel Messi aveva fatto un gol e un assist, gol nella prima partita contro il Cile, assist nella seconda partita, quella contro l'Uruguay, e aveva comunque portato a casa 4 punti. In questa gara Lionel Messi si mette un po' da parte, fa far gol a Papu Gomez che regala la vittoria, e l'Argentina con i 7 punti totalizzati in 3 gare vola matematicamente direttamente al prossimo turno. Perché dico questo? Perché anche se, visto che la prossima dovrà riposare, al massimo la Bolivia a questo punto ne potrà fare 6. Quindi se all'Argentina dovrà andare tutto male, comunque è impossibile, dovrebbe arrivare terza, quarta, ma comunque arriverà prima. E l'unica, diciamo, cosa fondamentale, l'unica fondamentale del futuro dell'Argentina, appunto, sarà l'ultimo turno in cui andrà alle 2 di notte a giocare contro la Bolivia per cercare di confermare un primo posto che comunque permetterebbe di affrontare la quarta del girone B. Contro l'Argentina perde il Paraguay. Non è un cammino ottimo per il Paraguay. Ha vinto 3-1 contro la Bolivia, questo sì, gli va dato di merito. Tra l'altro ne avevamo parlato in una gara in cui il Paraguay aveva dominato in lungo e in largo e aveva meritato di portare a casa i 3 punti. Io credo che tra Paraguay e Bolivia ci sia veramente tanta, tanta distanza, tanto, tanto distacco. Poi il Paraguay è riposato dalla seconda e questa l'ha persa, quindi ha perso quelle che doveva perdere. Ha vinto quello che doveva vincere. Adesso dovrà andare a giocare con il Cile, che non ha ancora la matematica della qualificazione. Poi dovrà affrontare l'Uruguay. Diciamo che per il Paraguay è tutto ancora molto aperto ed è difficile tirare le somme. Si possono invece tirare le somme per il Cile. Per il Cile perché? Perché se il Cile la prima gara l'aveva pareggiata contro l'Argentina, la seconda vince 1-0 contro la Bolivia, e ne abbiamo parlato ampiamente in un post-partita qui su questo canale. Gol del solito Brereton, che è sempre presente, che sta esplodendo in un modo costante, e questa settimana il Cile strappa il punto che gli serve contro l'Uruguay per qualificarsi matematicamente. Infatti, anche il Cile ha fatto dei punti, ne ha fatti esattamente 5, e anche per il Cile c'è matematicamente il passaggio di turno. C'è il passaggio di turno, non ho capito sinceramente per quale ragione il Cile debba essere già qualificato, però così viene detto, e quindi io mi appello alla matematica, faccio dei calcoli, 5 punti la Bolivia ti può ancora superare. Però magari ci sono degli scontri che portano obbligatoriamente il Cile ad avere qualcuno sotto tra Paraguay, Bolivia e Uruguay probabilmente. Quindi per questo probabilmente il Cile si è già qualificato. Bisognerà capire come Cile che affronterà il Paraguay e che poi chiuderà riposando. Ultima ma non per importanza l'Uruguay, che non è che stia facendo un buon cammino, anzi credo che sia probabilmente la squadra più delusione in questo momento della Copa America, forse pari con, magari con, che so, con un Perù, se così si può definire, ma credo che sia proprio l'Uruguay la squadra più delusione di questo europeo in questo momento. Il Perù manco troppo, visto che l'ultima gara l'ha vinta 1-2 con la Colombia, ecco no, il Perù no, diciamo proprio l'Uruguay, che non si mette benissimo, diciamo, per l'Uruguay. Dopo aver riposato la prima e dopo aver perso 1-0 contro l'Argentina la seconda, pareggia 1-1 con il Cile la terza, tutti i risultati che ci stanno, tutti i risultati che oggettivamente ci stanno, però se poi incappi in una sconfitta contro la Bolivia e sei quasi fuori, perché settimana prossima ci sarà Bolivia-Uruguay. Mettiamo conto, facciamo l'esempio e pensiamo che magari la Bolivia fa il colpaccio e batte l'Uruguay, ok? In quel caso se ci troviamo a Bolivia 3, Paraguay 3 che però deve giocare contro il Cile, lì capiremo quale sarà il futuro considerando che il Cile si è già qualificato e Uruguay che ha un punto. Quindi spero per l'Uruguay che non esca e dubito che esca. Però anche qua capiamo un pochino quanto è importante, sebbene sia poi un girone a 5 dove passano 4 squadre, pescare le squadre giuste, riposare la prima e giocare contro le due migliori, la seconda e la terza, non è mai cosa giusta perché poi ti mette nella condizione di vincere obbligatoriamente nella quarta o nella quinta giornata. Invece fare il contrario, quindi magari giocare le prime due contro le due squadre più scarse, poi riposare e poi giocare l'ultima contro le due squadre più forti, ti dà subito le squadre più scarse. E successivamente, se non dovessi far punti, comunque nelle ultime potresti beccare squadre che invece si sono già qualificate e che ci avrebbero tutta la pappa pronta. Fatto sta che con il gol del Papu Gomez, che nostalgia ragazzi miei, l'Argentina così come il Cile volano ai quarti di finale, capiremo le posizioni. Stanotte non ci saranno partite della Copa America, però domani si giocherà invece due partite fondamentali, quelle del gruppo B, in cui il Brasile affronterà la Colombia e l'Ecuador affronterà il Perù, e lì capiremo anche se ci sono squadre, ci saranno sicuramente squadre che si qualificheranno, e capiremo appunto chi si qualificherà per prima, per seconda, eccetera, per quanto riguarda i quarti di finale della Copa America. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Grazie e bocciala Lene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.